lassù! Nonostante tu sia uno dei sei sacri guerrieri di Nanto, rimani un traditore che si oppone all'imperatore Salza! Prenderà la tua vita! La sacra scuola di Nanto. In un mondo in rovina, io, uno dei sacri guerrieri di Nanto, seguo il destino che la mia stella ha tracciato per me. Ormai la gente ha iniziato a chiamarmi il cieco generale combattente. Sei un uomo che insegue le proprie ambizioni in quest'epoca buia. Quando Nanto si dispera nel caos, Okuto fa la sua comparsa. A quanti mi si parano davanti intenzionati ad uccidermi, io rispondo con la forza dei miei colpi. Allora aspetto con ansia la tua risposta. Tecnica dell'airone bianco di Nanto. Mani dell'illusione. Quei movimenti... Non percepisco più la sua presenza. Grazie alla mia cecità non ho alcun timore di affrontare i tuoi colpi, maledetto. La paura rivela la presenza di qualcuno, mostrando la giusta distanza per affondare il colpo mortale. Eccoti la quinta essenza dell'airone bianco di Nanto! Danza aerea dell'impeto! Sei la prima persona che riesce a fermare il mio attacco mortale. Però quanto a lungo riuscirai a sfuggirmi? Nessuno di voi sa perché Okuto Shinken venga trasmesso in linea di successione diretta in quanto Kenpo più potente. Ora ve ne darò dimostrazione. Ma quel colpo! Tu sai riprodurre le tecniche di Nanto! Assimilare il colpo dell'avversario come fosse tuo. Tecnica della divina scuola di Okuto, riflesso dello spirito. Cosa? Tu che sei cieco, provi terrore per il rumore del suolo che si apre sotto di te. Non puoi più valutare la distanza dell'avversario. Sei veramente un illuso. Per quale motivo non mi hai inferto il colpo di grazia? Ti faccio io una domanda. Perché nei tuoi attacchi non c'è alcuna minaccia? Questo è degno di te, giovane Kenshiro. Perdonami, volevo conoscere a fondo la tua vera potenza. Io sono Shu, della Stella della Benevolenza. Ti stavo aspettando con ansia, Kenshiro, aspettavo che arrivassi. Solo tu puoi battere il Sacro Imperatore, tu, il successore della Divina Scuola di Okuto. Mi ricordo di te. È passato molto tempo, vero Kenshiro? Non ti chiedo di graziarlo senza offrire nulla. In cambio... ti faccio dono della mia luce. Quella volta hai sacrificato la vista per salvarmi la vita. Sono felice di sapere che non mi ero sbagliato. Tu hai cominciato a brillare molto più intensamente della luce che i miei occhi hanno perduto quel giorno. Non devi essere dispiaciuto per me. Anche se ho perso l'uso della vista, il mio cuore si è aperto. È la stella della benevolenza. Il suo destino è vivere continuando a sperare nel futuro.